qual è insomma l'opinione di Fano 5 Stelle su questa eventualità, che ormai è diventata una certezza, del pagamento del ticket? Sì, in linea teorica diciamo che, visto che il carnevale si finanzia per la maggior parte con fondi pubblici, sarebbe meglio l'ingresso senza biglietto a pagamento. Però da un altro punto di vista, visto che crediamo che questa manifestazione debba essere assolutamente rilanciata, ci sembra che questa sia stata una scelta coraggiosa, magari impopolare, che va spiegata bene alla cittadinanza, però che serviva, visto che l'amministrazione non ha a suo dire la possibilità di aumentare il finanziamento che ha la regione, lo stesso sponsor privati che versino più contributi non si sono trovati. A questo punto le opzioni per rilanciare il carnevale sono solo due: un tesseramento che sia capillare, insomma, che riesca a coinvolgere più cittadini possibili, e un'entrata a pagamento. E naturalmente però bisogna che il prima possibile sia fatta una programmazione seria e per sapere che rilancio ci sarà. Insomma, ci aspettiamo delle cose positive, soprattutto importanti, e ci aspettiamo anche che la carnevalesca, insieme all'amministrazione, trovi il modo, di concerto con i servizi sociali, per permettere l'ingresso anche ai genitori indigenti, che quindi possano accompagnare tutti i bambini di Fano a questa manifestazione. E poi un'idea che lanciamo, che speriamo che venga perlomeno presa in considerazione, è quella di associare la Fano dei Cesari col carnevale estivo, per vedere di, insomma, ripristinare entrambe le feste, che secondo noi dovrebbero essere il fulcro del richiamo turistico cittadino. Come giudicate l'atteggiamento un po' tiepido, possiamo dire, dell'amministrazione su questo aspetto? Personalmente sono abbastanza dispiaciuta, perché credo che la carnevalesca abbia fatto questa scelta di concerto con l'amministrazione, che secondo me si doveva assumere le piene responsabilità anche di questa scelta. Invece è sembrato quasi, anche da quello che ha detto l'assessore Marchegiani, l'aver preso atto di una situazione che è calata dall'alto, quando sappiamo che così non è.